tutti, benvenuti o bentornati sul canale. Eccoci con l'ultimo video per quanto riguarda i prodotti preferiti del 2021, dopo quello su Kiko, i preferiti low cost, ho fatto anche il video sui peggiori, adesso parliamo dei prodotti costosi, gli ultimi rimasti. Inizio subito perché ho tantissime cose da mostrarvi, anche se ho cercato per quanto possibile di fare una selezione ristretta. Partiamo con i primer. Allora, primer fascia più costosa che mi è piaciuto molto, questo di Dior della linea Forever, lo Skin Veil SPF 20. Devo dire che i prodotti della linea Forever di Dior in generale mi piacciono moltissimo e il primer ve lo consiglio assolutamente se avete una pelle secca. Secondo me è un ottimo primer appunto perché ha una pelle secca, perché va a idratare bene, a dare uno step di idratazione in più prima del fondotinta, quindi molto molto carino. Non posso poi ovviamente non citare, anche se questo è un ibrido perché parliamo di un sublimatore di incarnato, quindi una sorta di primer fondotinta, non so come lo vogliamo definire, che è il My Second Skin di Diego Dalla Palma nella tonalità 171. Non penso si trovi più perché è uscito con la collezione Pretty Ballerina, che è un'edizione limitata, però sapete che io ho fatto una testa tanta quest'estate perché mi piace da impazzire. È un bel prodotto se non amate il fondotinta un po' tutto l'anno, oppure appunto perfetto d'estate perché è proprio un prodotto leggero, praticamente invisibile sulla pelle, che non percepite, che vi uniforma proprio leggermente, l'incarnato ve lo sublima, come dice, quindi ha una coprenza quasi inesistente, proprio leggerissima, quindi va bene anche se avete una pelle praticamente perfetta, senza imperfezioni, insomma, quando non ho anch'io tendenzialmente particolari problemi di sfoghi, qualche brufoletto, un prodotto del genere comunque mi è sufficiente, magari con un po' di correttore. E poi è bello comunque utilizzato volendo anche come primer prima di un fondotinta, quindi veramente prodotto stupendo. Passiamo invece adesso ai fondotinta veri e propri. E mi avete detto se avevo dimenticato il fondotinta di Mesauda nei low cost, in realtà l'ho inserito negli high-end perché costa qualcosina in più di 20 euro. Comunque, ovviamente, non potevo non mettere in questo video il The Skin di Mesauda che è nella tonalità C20. Descritto come un fondotinta idratante con finish luminoso, assolutamente vero, per me è proprio uno di quei fondotinta dal finish leggero, che è definibile quasi anche come una sorta di crema colorata, BB cream, mi piace da impazzire. Ogni volta che lo metto io lo adoro, lo amo follemente, mi fa proprio una pelle più bella, l'effetto più rimpolpato, e poi allo stesso tempo appunto è leggerissimo, quindi perfetto per un make-up naturale, non segna, è luminoso ma non lucido, stupendo, un prodotto eccezionale secondo me di Mesauda. E devo dire che mi piace altrettanto, oddio, forse dovendo proprio scegliere, andrei più sul The Skin di Mesauda, però ho trovato molto molto bello anche l'Ease Drop di Fenty Beauty, che è nella tonalità 2, che va benissimo per me in inverno, il Blurring Skin Tint, questa appunto è descritta come una crema colorata, ma come consistenza praticamente sono due prodotti identici. La differenza tra questi due prodotti è che questo è proprio ha un finish luminoso, idratante, mentre questo ha un finish più satinato, quindi potrebbe andare meglio per chi ha anche una pelle mista, però vi dico, in realtà durante il corso della giornata questo tende comunque a lucidare un po', infatti trovo che lui dia il suo meglio dopo un pochino che si è applicato, perché perde leggermente quell'effetto un pochino polveroso che ha all'inizio e diventa stupendo anche lui. Comunque due bellissimi prodotti e inaspettatamente ho amato molto anche un fondo in stick, che è questo di Huda Beauty, il Faux Filter Skin Finish, che è nella tonalità Vanilla 120B, che è un filino chiara, però la riesco comunque a far funzionare anche in inverno. È il mio primo fondotinta in stick che mi piace veramente tanto, lo trovo un bellissimo fondotinta, anche qui effetto leggero, naturale, quello che non ci si aspetta tendenzialmente da Huda Beauty, completamente diverso dal fondotinta liquido, ed è un fondotinta secondo me che si adatta bene per pelli normali, miste e anche secche, idratando però molto bene la base. Quando ho la pelle molto molto secca ha bisogno di un aiuto, non è proprio al suo meglio, però è un bel fondotinta in stick veramente. Passando invece ai correttori, vi menziono questi due, che sono quelli che mi hanno colpita quest'anno, sono il Vanish Concealer di Hourglass, che ho nella tonalità Birch, tonalità per andare a illuminare, molto chiara, quindi va bene per me per illuminare in inverno. È
un bellissimo correttore, mi piace molto, ha una buona coprenza, mi leviga la zona, non mi segna, e è bello, bello, bello. A me ha colpito tantissimo, così come mi piace tantissimo anche il correttore di Rare Beauty nella tonalità 160C. Insomma, di Rare Beauty in generale mi è piaciuto un po' tutto e il correttore anche. È un prodotto che utilizzo molto volentieri perché anche qui ha una texture sottile che non appesantisce, che non mi segna, insomma, tutte quelle caratteristiche che ormai se mi seguite sapete che io ricerco nei prodotti, quindi lui ve lo consiglio assolutamente, ovviamente per i miei gusti, per le mie esperienze personali, sempre tutto Se soggettivo. avete una pelle secca, queste due cipre sono meravigliose. Se avete una pelle più mista grassa, poi ve ne menziono altri due. Allora, per quanto riguarda le pelli più secche e mature, questa meraviglia, la Face and Body Powder No Powder di Dior della linea Backstage, è esattamente come viene descritto una polvere non polvere, a parte che vedete che è prestatissima, quindi non spolvera e sembra proprio di non applicare nulla sul viso, ma allo stesso tempo vi va a fissare il make-up, il fondotinta e dona questo aspetto proprio più perfezionato, leggermente radioso, ma una polvere talmente sottile e invisibile che non fa assolutamente l'effetto tipico di una cipria, per quello vi dico, è meravigliosa se avete una pelle secca e una pelle matura perché vi va a settare il fondotinta senza proprio avere l'effetto solito di una cipria, è stupenda. Io ce l'ho nella tonalità 0N, non capisco perché venga descritta, giustamente dice Perfecting Translucent Powder Natural Radiant Blur Effect, ovvero una cipria quindi naturale, effetto luminoso, perfezionante, ma all day matte finish no. Secondo me questa cipria di matte non ha proprio nulla, utilizzata d'estate non mi opacizzava assolutamente niente, quindi se avete una pelle mista grassa proprio no. E l'altro prodotto, questo costa veramente un rene, uno sfizio, però è effettivamente comunque una cipria costosa, bellissima, questa di Gucci, la Matte Naturelle. Questa è sicuramente un po' più opacizzante rispetto a quella di Dior che vi ho appena mostrato. La tengo nella scatolina perché ha la sua sacchetta, insomma, ho il terrore veramente che si rovini questo prodotto. È proprio un gioiellino. E guardate che roba, è stupendo ed è un'ottima cipria questa, appunto, se invece volete andare a opacizzare un pochino, senza, appunto, andare ad avere, quell'aspetto polveroso che va a segnare, che va a rendere appunto la pelle più pesante come fanno alcune ciprie non particolarmente leggere e sottili e lei è meravigliosa, quindi anche qui. Se avete una pelle da mista secca e anche matura, è stupenda, però ovviamente costa tantissimo, quindi bisogna poi valutare se ne può valere la pena, quanto vi interessa acquistare un prodotto costoso, se siete appassionati al punto da spendere così tanto per una cipria. Poi, invece, per quanto riguarda pelli miste grasse, a me è piaciuta tantissimo anche la Forever Cushion Powder, quindi sempre della linea Dior, però appunto è la cipria in polvere libera che ho nella tonalità Fair, ha fatto dei packaging da volare veramente Dior con questa linea, quello della cipria poi è stupendo, tutto bombato e cicciotto, e questa è una cipria fantastica, a parte che è un gioiellino anche se l'ha portata in giro in borsa. È una meraviglia. Comunque, dicevo che è una cipria fantastica, se volete andare a opacizzare in questo caso, perché lei è opacizzante, però è una cipria da un trito sottile, quindi è comunque ottima. E l'altra che mi ha colpito moltissimo è quella di Givenchy, la Prism Libre. Io ce l'ho nella tonalità 1 Mousseline Pastel. Vedete che ha i quattro colori. È un po' un casotto, ve lo dico, da utilizzare, perché è praticamente impossibile che escano in modo uguale le quattro tonalità, quindi esce quello che esce, però anche qui parliamo di una polvere veramente, anche se opacizzante, sottile, che non vi va a segnare, non va troppo ad appesantire, quindi una buona cipria opacizzante, insomma, tra le più costose queste due quest'anno mi hanno colpito. Quando parlo di ciprie per pelli secche, per pelli misto grasse, per la zona del contorno occhi invece, sappiate che io tendenzialmente vado ad utilizzare per il contorno occhi cipre che non siano opacizzanti. Quindi quella di Dior oppure cipre più luminose, sapete che c'è quella di Kiko che amo moltissimo,
tantissimo, insomma, tendo comunque a non utilizzare qualcosa che vada a seccare ulteriormente la zona del contorno occhi, soprattutto in questa stagione invernale. Poi passiamo ai bronzer, ovviamente altro prodotto meraviglioso di Dior, ma Dior sforna una meraviglia dietro l'altra, è il Forever Natural Bronze, quindi della stessa linea, tonalità 05, stesso pack della Cipria, stupendo, solamente più sottile. Questa è una tonalità che mi piace da impazzire d'estate, perché è un, insomma, un colore che mi va a scaldare bene l'incarnato, che mi dà un bel colorito, quindi mi piace proprio come tonalità, soprattutto estiva. È un bronzer meraviglioso, parliamo di una polvere Dior, quindi immaginerete che parliamo di polveri anche qui sottilissimi che si fondono con la pelle, super sfumabili, prodotto eccellente. L'altro bronzer che mi ha fatto impazzire quest'anno è quello di Huda Beauty per la linea Glowish, il Soft Radiance Bronzing Powder nella tonalità 03 Tan Light. Quello di Dior è un bronzer matte, questo è un bronzer radioso, proprio come viene definito, quindi questo vi dà proprio un aspetto leggermente radioso all'incarnato, ma in una maniera molto delicata, ma allo stesso tempo che vi risveglia proprio il viso. Anche quel colore è stupendo, secondo me la tonalità 03 è bellissima, perché anche qui scalda leggermente senza essere rossastra, arancione, non è però allo stesso tempo neanche troppo fredda. Vedete che anche per essere la tonalità 03 non è un colore pigmentatissimo, quindi bellissimo questo bronzer. E l'altro molto bello che ho scoperto quest'anno è di Vive, il Modern Bronzer, che ho nella tonalità medium. Questo brand lo trovate solamente su Cal Beauty, bellissimo il pack, quello del bronzer è veramente un gioiellino. E poi è molto bello questo bronzer appunto perché ha le due tonalità, le due cialde, la terra un po' più neutra e quella un po' più calda, insomma è pensato proprio bene. E anche qui parliamo di polveri veramente meravigliose, quindi oltre alla tonalità mi piace proprio la sfumabilità, la scrivenza, guardate che belli che sono queste tonalità, insomma bellissime. Poi sono polveri anche molto setose, burrose, insomma un altro prodotto stupendo scoperto quest'anno. Passando invece ai blush, anche qui non vi posso non menzionare della linea Glowish il blush, che ho preso un po' dopo rispetto al bronzer, ma lo trovo esattamente favoloso come il bronzer, è il Cheeky Vegan Blush Powder nella tonalità 04 Charming Sherry. Il colore per me è strepitoso, perché questa tonalità rosa, ciliegia, stupenda, sempre questa cialda marmorizzata, ed è un blush fantastico. Questo applicato sul viso mi sembra quasi proprio più un cream to powder, tanto a un livello di fusione e di fondenza con la pelle. Vedete che il colore è, beh, sicuramente questo è il più scuro, quindi è un po' più acceso, ma lo gestite, lo lavorate benissimo, è stupendo. Questi prodotti anche per pelli secche, mature, ripeto, stupendi. Poi devo dire che inserisco anche questo blush di Kylie, il Pressed Blush Powder nella tonalità Winter Kissed. Questo blush lo inserisco perché, a parte che comunque la formula secondo me è molto buona, è una tonalità di rosa freddo meravigliosa che io non pensavo, ma mi ha proprio ipnotizzata, mi piace da impazzire. Se avete un incarnato chiaro, neutro freddo, in inverno, è un colore di una bellezza, insomma a me piace da impazzire. Qui vi devono piacere ovviamente i blush rosa chiari, freddi, ma se vi piacciono, questo è stupendo, veramente bellissimo. E anche qui una texture comunque morbida che si sfuma benissimo. E tra l'altro per me i blush di Kylie sono tra i blush con l'effetto più levigante che ci sia, quindi veramente belli, secondo me sono il prodotto più bello in linea tra quelli che ho provato. Poi ovviamente posso non inserire nei preferiti del 2021 i blush di Rare Beauty. Ovviamente per quanto riguarda i prodotti in crema, questi detengono il primato assoluto. Loro, quelli liquidi, non so come si chiamano, blush. Questo è nella tonalità Faith, ma ne ho anche un altro nella tonalità Grace. Sono
stupendi. Nel mio preferito low cost vi ho segnalato il blush di Basic Gaia, che non è liquido, è in crema, però che ha una tonalità veramente identica a questo di Rare Beauty. Quindi se non volete comprare quello di Rare Beauty, so, vi piacciono queste tonalità come me un po' scure, prugna, rossastre come effetto sulle guance, quello di Basic Gaia, insomma, è una buona soluzione, ma questi sono meravigliosi. A parte che i pack di Rare Beauty a me fanno impazzire. A me Rare Beauty proprio piaceva tantissimo ancora prima che arrivasse in Italia. Guardavo il brand nei video stranieri e pensavo, ma perché non arriva da noi? Quando è arrivato io sono impazzita e ho fatto bene, ma impazzire per il brand, perché secondo me ha dei prodotti stupendi, almeno per quello che ho provato, e questi sono dei blush bellissimi, pigmentati, non andate con tanto prodotto da subito, però vi dico, per quanto così pigmentati, come avevo sentito dire, anche un colore così scuro io lo gestisco benissimo e lo stratifico quasi anche un po'. Questo è totalmente opaco, non so se tutti i colori sono opachi o forse ci sono anche dei satinati, non mi ricordo, però dà un effetto stupendo, nonostante questa comunque pigmentazione abbastanza elevata, si sfumano benissimo, danno un effetto meraviglioso e durano molto molto bene per essere dei blush liquidi, quindi da provare assolutamente. E molto bello comunque il blush in crema, questo fatto a confetto, che ho nella tonalità Nearly Berry, ovviamente uno dei miei soliti colori, bellissimo anche lui, questo ha un effetto un pochino più luminoso, vedete, un po' più bagnato, quindi dipende anche qui la tipologia di texture che preferite, ma è bellissimo anche questo, si sfuma, che è una meraviglia, l'effetto è stupendo, veramente bellissimi, due prodotti stupendi, tutto il video dirò che è tutto stupendo, però sto parlando dei preferiti del 2021, cos'altro posso dire? Non lo so veramente. Sapete che di illuminanti pazzeschi, costosi, nel 2021 non ne ho da segnalarvi, perché quelli che ho, che mi piacciono moltissimo, li ho scoperti praticamente tutti nel 2020, come quello di Natasha Denona di Charlotte Tilbury. Quelli che mi sono piaciuti quest'anno sono stati un po' tutti più low cost, ve li ho segnalati nel video low cost di Kiko, quindi di costosi che mi hanno fatto impazzire non ce ne sono, se non per questa palette di Too Faced della linea Born This Way, la Turn Up Delight, che io avevo proprio snobbato quando era uscita e che ho preso perché avevo trovato appunto questa palette a un super prezzo, tipo scontata al 50% su Lookfantastic prima che il brand sparisse dal sito, e ho pensato, perché no, proviamola, anche perché è un gioiello, insomma il pack è qualcosa di unico, mi piace da impazzire. E vi devo dire che sono felice di aver preso questa palette anche solo per questa cialda, perché questo illuminante è incredibile, è meraviglioso. Questo è stato appunto l'illuminante più bello che ho scoperto, un po' più costoso del 2021, perché è proprio uno di quegli illuminanti che, insomma, io non ve lo dico più, sapete che cosa mi piace a me cercare in un illuminante, e questo ha proprio un livello di fusione con la pelle, questo effetto proprio radioso che viene dalla pelle è stupendo. Poi c'è un illuminante glitterino, questo dipende dai gusti, non è brutto, io lo utilizzo poco perché sapete che tendenzialmente gli illuminanti glitterati non mi fanno impazzire, però se vi piacciono non è male, perché comunque non sono neanche dei glitter proprio che mi sembrano spessissimi. Non lo so, io questa proverò a utilizzarla per quanto riguarda gli occhi. E poi c'è questa cipria, che è un po', se vogliamo, il dupe, anche se poi la palette non è proprio economica, della Dim Light di Hourglass, quindi della cipria di Hourglass, infatti si chiama Soft Focus. E devo dire che effettivamente l'effetto, io l'ho provata anche insieme, le ho messe a confronto, è molto simile alla cipria di Hourglass, che so che non piace a tutti. Quindi se vi piace la cipria di Hourglass e vi incuriosisce questa palette, se la trovate ancora, sapete che qui avete praticamente una cipria che vi fa lo stesso effetto, un illuminante pazzesco e anche l'illuminante glitterino, quindi insomma dipende un po' se secondo voi può valerne la pena. Io ne sono follemente innamorata per l'illuminante, come altre palette viso. Quest'anno sicuramente non posso non citare le palette di NARS. La NARS Orgasm on the Beach è
pazzesca, anche qui se amate ovviamente polveri luminose, vi deve piacere l'effetto luminoso, se siete amanti delle tonalità opache, no, altrimenti è strepitosa, le polveri di NARS sono di una bellezza da commuoversi, veramente meravigliose, gli illuminanti anche di NARS per me sono tra i più belli in assoluto. E che dire, se amate l'effetto luminoso, queste polveri sono veramente eccezionali, guardate che trito sottile, quindi considerate che pur essendo delle polveri molto luminose, che contengono anche dei micro brillantini, ma veramente micro, non glitter, micro brillantini, vi danno un aspetto comunque naturale e non vi vanno a evidenziare troppo la grana della pelle. Sono veramente meravigliosi, sono da provare. E poi è molto bella, questa non avevo dato molto adito quando ero uscita, invece mi sono dovuta ricredere, la Overlast Cheek Palette, sempre di NARS. È una bellissima palette, soprattutto se amate le tonalità più chiare, neutre, degli illuminanti, insomma, non tonalità vive, come tendenzialmente preferisco io, per quello al momento questa palette non mi attirava. Però devo dire che tutto sommato comunque per l'inverno sono dei blush molto belli, gli illuminanti hanno una texture che è, non lo so, da provare, hanno una formula quasi gelée, cream to powder, io sono follemente innamorata degli illuminanti di questa palette. Poi sicuramente io nel 2021 ho preso e provato anche la mia prima palette viso di By Terry, la Brightening CC Palette nella prima versione, bellissimo il pack, non ho preso la seconda versione perché ho sentito che le tonalità, insomma, per carnagioni chiare non vanno proprio benissimo, c'è il bronzer che è un colore un po' strano, quindi mi accontento di lei, però vi consiglierei di provare anche queste polveri di By Terry. Sono meravigliose, anche loro danno proprio questo effetto radioso, questa cipria giallina anche nella zona del contorno occhi, è stupenda, poi appunto essendo anche un colore giallino vi dà proprio un aspetto più luminoso al contorno occhi, blush, il bronzer, stupende anche le polveri di By Terry. E infine collezione di San Valentino di quest'anno di Natasha Denona, questo bellissimo duo con questo pack altrettanto bello, il Love Cheek Duo, è pazzesco, veramente non so più che parola utilizzare, ma è un altro prodotto che mi piace da impazzire, io amo follemente i blush in crema di Natasha Denona e questo colore rosa corallo è meraviglioso e l'illuminante pure è bellissimo, a parte che è stupendo con tutti questi cuoricini, infatti quando lo vado a prelevare sto un po' attenta a prenderne un po' qui, un po' lì, perché non voglio rovinare troppo la trama, ma un pochino si sta rovinando, però veramente qui parliamo della qualità altissima di Natasha Denona, polveri viso, prodotti viso. Al reparto occhi non ho nulla per le sopracciglia, perché sapete che per me il 2021 per le sopracciglia sono stati prodotti di NYX, mi sono votata loro, quindi per me ha vinto il low cost per quanto riguarda le sopracciglia. Come eyeliner si riconferma, questo appunto non l'ho scoperto, ma si riconferma nel 2021 come uno dei migliori eyeliner il Better Than Sex di Too Faced, per me è veramente un must, ma quest'anno ho scoperto anche l'eyeliner di MAC che io ho nell'edizione limitata uscita con la collezione primaverile, il Brush Stroke 24 ore eyeliner, ma si trova anche in gamma permanente ed è un eyeliner veramente meraviglioso, io li trovo entrambi due eyeliner che meritano proprio la spesa, poi prese anche con uno sconto perché sono ottimi, durano tanto e quindi è una spesa che ammortizzate molto anche nel tempo, punta sottile, precisa, un bel nero intenso, scrivono bene, pazzeschi. Anche come mascara non ho delle scoperte sensazionali per il 2021, sapete che ne ho aperti qualcuno ma non tantissimi perché ho cercato di smaltire un po' di mascara che avevo in utilizzo perché ne avevo tanti aperti e infatti sono riuscita a smaltirne diversi, ne ho aperto qualcuno ultimamente ma per ora niente da segnalare di particolare. Se non per questo mascara di Dolce & Gabbana che ho avuto la possibilità di provare in questo campioncino perché avevo ricevuto per una masterclass quella box di Dolce & Gabbana che appunto mi ha dato la possibilità di provare in mini size qualche prodotto di Dolce & Gabbana, io mi sono innamorata di questo che è il Passion Eyes Intense Volume Mascara, è bellissimo. Non credo che andrò mai a spendere una tale cifra per un mascara perché costa più di 40 euro.
però è stupendo. Fa tutto quello che ricerco io in un mascara. Vi fa delle ciglia da cerbiatta meravigliose. Passiamo alle palette occhi. Ne ho messe poche, ne ho selezionate veramente poche in questo video, perché appunto, come vi ho detto, ho avuto un freno nell'acquisto delle palette occhi nel 2021. Ho ripreso solo ultimamente, mi sono sbizzarrita, sono impazzita, quindi poi di questa palette avremo tempo per parlarne. Non ne avevo più acquistate perché mi ero resa conto di averne veramente tante, che non riuscivo a sfruttarle come avrei voluto. Il decluttering mi ha dato insomma quella spinta per tornare ad acquistare palette nuove e far uscire invece quelle che ormai basta, non mi entusiasmavano più. Allora, sicuramente metto come preferito del 2021 questo quad di Diego Dalla Palma, sempre della collezione Pretty Ballerina. Non mi ci soffermo troppo perché penso sia introvabile. Se l'avete preso, brave, perché è meraviglioso. Se per caso mai lo troverete ancora, non fatevelo sfuggire, è letteralmente stupendo. Sono quattro colori meravigliosi, due matte bellissimi, mi piacciono proprio anche queste tonalità, questo rosa pesca bellissimo, questo colore che è una lama di luce sugli occhi, questo verde che ricorda un po' il verde che ho su anche oggi, forse è un po' più scuro, ma guardate che roba, è un verde ottagno rispetto a quello di Chiara Ferragni, sono bellissime tutte e due, due punte di colori diverse, stupendo, mamma, questo cuore di una qualità immensa, spero che veramente Diego Dalla Palma esca con altre palettine di questo tipo, anche perché io sto amando follemente i quad, perché li trovo di una praticità, di una comodità per realizzare dei look tutti i giorni senza dover anche star troppo a pensare, perché avete quei quattro colori e sapete che quei quattro colori vi bastano per tirar fuori qualcosa che vi piace, insomma, li sto veramente amando. Infatti, come preferiti del 2021, voglio assolutamente menzionare i quad anche di Pat McGrath, tanto che, ne parlavo anche con alcune di voi, io mi sto quasi più indirizzando ormai sul quad di Pat McGrath piuttosto che sulle palette grandi, le Mothership, perché mi sono resa conto che le Mothership, per quanto belle, per il prezzo che hanno, trovo che non riesco a sfruttarle proprio al massimo come vorrei. Forse proprio perché, non so, vederle così grandi lì nel cassetto, cioè sono proprio impegnative, quindi mi viene meno da sfruttarle, ecco, rispetto a un quad che con quattro colori, con pat, tirate fuori una meraviglia. Qui vi menziono i due dei quad che più mi piacciono, il Fleur Fantasia, mamma mia, questo se amate le tonalità pastello, rosate, lilla, questi look un po' eteri come piacciono a me, da fatina come vi dicevo, è da avere, è bellissimo, in primavera è stupendo. E anche se l'ho preso da un po' meno tempo, non posso sicuramente non menzionare il quad Voyeuristic Vixen di Pat McGrath. Ho dimenticato i blush di Pat McGrath, come ho potuto non metterli in questo video? I blush di Pat, assolutamente blush migliori del 2021 in polvere, strepitosi, li ho proprio dimenticati. Comunque, quad Voyeuristic Vixen adesso è sold out, perché so che alcuni di voi stanno aspettando che ci sia il restock per acquistarlo, correte quando torna, perché è veramente uno dei quad più belli di Pat McGrath. Questo ha delle tonalità un po' più basiche che sicuramente possono incontrare il gusto di più persone, ed è reso eccezionale sicuramente da questa cialda duochrome, che è qualcosa di stupendo, è comunque bellissima anche questa tonalità, poi c'è questo colore come punto luce, insomma quattro colori che vi danno un look veramente d'effetto sulle tonalità, qui siamo un po' più su rosa borgogna, bellissimo. E come palette grande, dai, menziono lei per il 2021 perché non si può non citarla, la Rose Quartz di Huda Beauty, quest'anno come uscita di palette grande non ha assolutamente deluso, ha fatto questo pack poi stupendo. E questi shimmer sono immorali, veramente non sono umani, a parte che lo schema colori è il mio, quindi posso io non citare questa palette, ha dei colori fantastici, tra l'altro anche i matte a me non danno assolutamente alcun tipo di problema, li ho trovati assolutamente buoni, vabbè dai, gli shimmer parlano da soli, quindi
sicuramente penso la mia palette grande preferita del 2021. Recuperati perché mi sentivo troppo in colpa a non mostrare questi blush nel video dei preferiti del 2021. Il packaging è spettacolare, questo è il mio colore preferito in assoluto, che è Love Struck. A parte che sono proprio stupendi in cialda, hanno una qualità immensa questi blush. Se prendete le palette viso ovviamente sono più convenienti, la cialda è un pochino più piccola, però direi che è assolutamente sufficiente e per il prezzo va benissimo. Io ho voluto con gli sconti togliermi un po' lo sfizio dei blush singoli perché amo questo pack. L'altro colore velocemente ve lo mostro che ho preso invece è Divine Rose, che invece in questo caso è proprio rosa malva, da provare, da avere secondo me. Concludiamo con i prodotti labbra e preferiti del 2021, anche qui come vi ho detto per i prodotti low cost, sicuramente ancora per i prodotti labbra non siamo riusciti a sbizzarrirci e divertirci come avremmo voluto perché siamo sempre ancora un po' costretti da queste mascherine, però sicuramente qualche prodotto che merita l'ho scoperto e non posso non citarvi i rossetti cremosi di Natasha Denona, che come vi dico sempre ingiustamente per me non ne parla nessuno, ma sono stupendi, sono della linea I Need a Nude. Io qui ho l'edizione limitata sempre uscita a San Valentino insieme al duo e alla mini palette viso, la mini love. Questo è il colore amorosa, che è un nude rosato bellissimo. Ultimamente con gli sconti su Cal Beauty ne ho preso un altro, lo sto aspettando, mi sembra un bel colore anche lui. Poi Charlotte Tilbury, vi menziono i rossetti di Charlotte Tilbury anche se non è che sono una scoperta proprio del 2021, perché io ho iniziato a impazzire per Charlotte Tilbury nel 2020, però nel 2021 sono particolarmente impazzita per i rossetti di Charlotte Tilbury, tanto che ne sto acquistando davvero diversi. Sicuramente tra i miei preferiti ci sono stati quelli della collezione Love, proprio anche a livello di packaging sono bellissimi, ma anche le tonalità Wedding Bells, anche qui un altro nude rosato. Questo è nella formula matte, ma un matte morbidissimo, molto confortevole. Questo è un appunto ancora più rosa rispetto ad Amorosa, stupendo. E l'altro colore che mi piace moltissimo di questa linea è First Dance. Guardate che belli, questi sono proprio nelle mie corde. E io però amo altrettanto anche la formula cremosa di Charlotte Tilbury. E questo colore, il Love with Olivia, è semplicemente bellissimo, è un nude rosa con una punta pesca di una bellezza stratosferica sulle labbra ed è una tonalità che anche qui non è molto famosa rispetto ad altri colori, non so perché, perché appunto lo trovo bellissimo. Poi sapete che io ho un amore folle per Huda Beauty, per i suoi Power Bullet, quest'anno è uscita anche con la versione cremosa, che anche qui è meravigliosa. Sono gli Sweet Cheeks, no scusate, sono i Cream Lipstick che io ho nella tonalità Sweet Cheeks. Sono tutte tonalità nude, o più rosate o più marroncine, però ho fatto tutte più tonalità nude. Sweet Cheeks per me è un colore, boh, forse il più bello secondo me in linea, questo nude rosato. E vedete che hanno questo finish quasi lucido glossato che dà proprio un aspetto rimpolpato alle labbra. Io amo follemente anche quelli di Charlotte Tilbury, però se vi piace l'effetto ancora più lucido, proprio appunto quasi, non dico proprio come un gloss, ma quasi glossato, questi Huda Beauty sono strepitosi. Invece se vi piace il cremoso meno effetto così specchiato e lucido, meglio quelli di Charlotte Tilbury. Io li amo entrambi e vi mostro anche il colore Asla, che invece è una tonalità più questo classico nude, leggermente marroncino, un marroncino rosato, non troppo marrone perché altrimenti a me non piacerebbe, e sono stupendi. E per finire, gloss. Quest'anno ho scoperto il gloss di Too Faced, il Lip Injection Lip Gloss, che è semplicemente favoloso. Questo è un gloss che pizzica leggermente sulle labbra, ma non vi dà una sensazione stile Viper di Nabla, e mi piace moltissimo. A parte che anche questo colore è molto bello perché
da questa punta rosatina sopra il set nude rosati è molto bello. Che colore è? Wifey for Lifey. Ha un profumo dolciastro che mi piace molto, non è appiccicoso, è molto molto bello. È un bellissimo gloss che dà un effetto un po' più rimpolpato alle labbra. E per concludere, sapete anche qui che i miei gloss preferiti di sempre sono quelli di Fenty Beauty, e quest'anno è uscita quella versione cream, che a me piace tantissimo, anche questa versione, questa è la tonalità Fenty Glow, quindi l'iconico colore semplicemente nella versione cream, e questi appunto sono ottimi perché hanno la stessa formulazione fantastica dei gloss di Fenty Beauty, sono solo un pochino più pigmentati. Vedete che hanno un po' più di colore, l'altro che ho preso è il Malva Mauve Wipes. Per me i gloss di Fenty in tutte le salse sono sempre strepitosi. Ho finito anche questa sfilza di prodotti, ho cercato di correre il più possibile cercando comunque di dirvi perché mi piacevano così tanto questi prodotti da rientrare nei preferiti del 2021. Erano tanti, per quanto comunque abbia fatto veramente una selezione, secondo me anche abbastanza ristretta, però sì, erano tanti. Fatemi sapere quali sono stati i vostri, se volete, preferiti del 2021, se c'è qualche prodotto in particolare che vi ha conquistato. Spero di rivedervi prestissimo in un prossimo video. Vi mando un bacione grandissimo, alla prossima, ciao!